Salve, benvenuti nel canale. Oggi vi mostro come preparo l'olio aromatizzato. Prenderò dell'olio extravergine d'oliva che io ho messo in questo contenitore, in questa bottiglia, però è un olio, diciamo, di produzione propria, che inserirò, all'interno di questa bottiglia dalla bocca larga. In questo contenitore dalla bocca larga, posso inserire in questo caso della menta. Voi potete aromatizzare il vostro olio con le erbette, le spezie che preferite. Io in questo caso metterò un po' di menta all'interno di questo contenitore. E assieme alla menta metterò anche della scorzetta di un limone biologico. Andrò a prendere un po' della buccia di limone. Ho ovviamente precedentemente lavato per bene il limone e vado ad inserire all'interno del contenitore un po' di questa scorzetta. Se avete dei contenitori più grandi, potrete produrre, ecco così, dell'olio aromatizzato in quantitativi maggiori. Io ho l'abitudine, diciamo, di variare e comunque di non fare invecchiare l'olio che preparo, quindi preparerò questo piccolo quantitativo che nel giro di una settimana sarà già pronto, già in grado di dare alle pietanze un aroma molto molto bello, intenso, di menta e limone. Se preferite, per poter fare l'olio aromatizzato al limone, basta mettere semplicemente delle scorzette di limone. Se volete fare l'olio aromatizzato all'aglio, potete mettere solo l'aglio, potete mettere il rosmarino, potete mettere l'alloro, potete mettere qualsiasi altra erbetta, appunto, qualsiasi altro elemento che in qualche modo aromatizzi l'olio, anche il pepe, insomma, il peperoncino, quello che volete. Basta, dopo aver messo appunto ciò che volete dia, regali all'olio il proprio aroma, aggiungere semplicemente il vostro olio. Cercate di utilizzare un olio extravergine di oliva, magari biologico, e quindi versatelo all'interno del contenitore. Già nel versare questo olio si sente un bellissimo odore, non solo di olio, ma anche di ciò che ho messo all'interno del contenitore. Ecco, ho versato il tutto all'interno del contenitore. Vado a mettere il tappo erogatore. Ho anche per questo contenitore il tappo proprio di protezione per le fuoriuscite. Ecco, vedete l'olio che è commisto a ciò che darà in pochi giorni un bellissimo profumo all'olio. Vi ripeto, basterà una settimana di tempo e l'olio avrà un intenso profumo di limone e di menta in questo caso. Spero con questo video di esservi stata utile e di avervi dato degli spunti per la preparazione dei vostri condimenti. E noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!